gioca a Minecraft pompa il volume che c'è. Più 43 16. Aspetta! Suicidio che parte, ce l'avevo qua, eccolo qui, per Xbox 3 e 69. E 60. Altre uscite? Sì, altre uscite. No, altre uscite per la strada, per quando li facciamo. Solo per Xbox è uscito, io che cazzo ne so. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Nerdocrazia. Ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Ufficio 4316. Sono in compagnia di Akin Bonanoz. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Ufficio 4316. Sono in compagnia di Akin Bonanoz. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi vi parleremo di Last Planet 3. Un gioco per Xbox 360, per tutte le piattaforme PlayStation 3 e PC, e Akin Bonanoz vi dirà due per tutte le piattaforme 3 ragazzi, non è che sono tante. Cosa ci racconti, cosa ci rammenti di questo fantastico aggeggio? Con calma perché è prezioso. Beh, allora, senz'altro questo qua è il continuo di Last Planet 2, non so se avete mai giocato, è un giochino bellissimo, stupendo. Dicevo, è il continuo di Last Planet 2, quindi senz'altro se avete giocato sapete già che è un gioco bellissimo, non ci sono paragoni. Che altro dire? Allora, diciamo che le animazioni facciali e i modelli dei personaggi sono veramente ottimi dalla classificazione. E altro da dire che la storia, rispetto agli altri capitoli, è molto più lunga. Potrei anche aggiungere invece dei contro, nel senso che in questa versione non c'è c'è il multiplayer online, ma non c'è più la collaborazione del 2, ossia dell'uscita precedente, dove le missioni venivano fatte anche online, le cooperative. Non c'è, c'è solamente l'online e la storia in single player. Poi abbiamo anche verificato alcuni bug o alcuni bug durante il gioco. Ci dispiace, in questo video non riusciamo a mettere video qua e là, ve li metteremo nei prossimi video. E che dire ragazzi, rimane comunque sia sempre un fantastico gioco, è uno sparatutto futuristico, è ambientato nel 2900, 3900, 4000, ambientato molto in là, diciamo che è un bel gioco ragazzi, un bel gioco veramente. Credo che molti di voi già lo conosceranno, per quelli che invece non lo conoscono vi rammentiamo in 2 secondi la storia grazie ad Akibo. Dimmi quando tu verrai. Ragazzi, eravamo rimasti alla trama. La trama, come sapete anche dai vari Lost Planet che sono usciti, cioè dal primo e dal secondo, sappiamo che Jim Payton, che è il protagonista di questo fantastico gioco, è stato mandato sul pianeta ADN dalla sua, diciamo, corporazione, la Neo Venus, si chiama. La Neo Vegetativa. No. Neo Venus Construction. E, diciamo che l'hanno mandato sulla fase di colonizzazione del pianeta. E la storia, praticamente, come tutti sapete, è che Jim Payton ha accettato questo lavoro qua. Di andare su questo pianeta per accumulare più soldi possibili da mandare poi sulla Terra alla sua famiglia. E come sappiamo questo pianeta è coperto da ghiaccio, quindi è già molto faticoso per lui affrontare queste diverse situazioni, e in più sappiamo che il pianeta è abitato da varie razze aliene che sono estremamente pericolose tra loro. Quindi John Payton dovrà fare questi lavori pericolosi e faticosi e soprattutto cercare di sopravvivere in questo pianeta qua per mandare soldi alla famiglia. Per cui possiamo dire che è un po' un survival futuristico. Sì, è uno sparatutto del futuristico, mezzo survival, anche perché lui dovrà sopravvivere. Per cui un survival futuristico spara tutto. Esatto. Bene, questo era per quanto riguarda Visarvis e dell'uscita di Last Planet 3. E ora ragazzi passiamo a una cosa velocissima, giusto per annunciarvi che molto presto, nei prossimi episodi, scegliete voi nei commenti, per cui commentate, alzate i pollici e dite la vostra su quale sarà il vostro unboxing che volete vedere. Abbiamo per esempio un Final Fantasy 14 online, uscito proprio ieri. Abbiamo addirittura la Collector Edition e faremo anche l'unboxing per mostrarvi il contenuto di questo scatolone.
Oh, se volete, Farming Simulator 2013 per Xbox, appena uscito, bello fresco fresco, vi ricordo è già uscito un bel po' di tempo fa per PC, ora finalmente anche su console, per gli amanti delle console. Bene ragazzi, come vedete un ringraziamento speciale va sempre ad Halifax Italia che ci sta fornendo veramente molto materiale da mostrare a voi. Spero questi video vi piacciono, questo qua magari è stato un po' più serio, un po' più veloce, ma dovete anche contare il nostro tempo a disposizione. In questo video non siamo riusciti a fare sketch divertenti, ma nei prossimi ragazzi stiamo già organizzando delle bombe. Esatto, o no? Esatto. Vedrete Luke e Akimbo come non l'avrete mai visti. Da Luke appunto e Akimbo è tutto e... Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi.